Buongiorno ragazzi, benvenuti all'Autoplay di oggi. Vi faccio vedere questo breve riff. Partiamo con un Sol. Poi mettiamo una nota Si. Allora, il Sol, corda di Mi, tasto 3. Il Si, corda di La, tasto 2. Torniamo in Sol. Sol, Si, prima di andare a Do, come avrete già capito, sto sempre giocando con le terze. Allora, sull'accordo di Sol vado sul Si naturale, sull'accordo di Mi, Sol, Si, quindi è un Mi minore, Mi, Sol che è la terza, Mi fa Sol, terza minore, e Si che è il quinto grado, ma è anche l'avvicinamento cromatico a Do. In Do metto il Mi naturale, che è il terzo grado maggiore. Dopo c'è lo smanicamento. Devo andare a prendere un accordo di Re settima. Per fare questo uso la corda di Re a vuoto. Mentre suono il Re a vuoto, sposto la mano, tasto 10. Do naturale, corda di Re. Qui faccio sentire l'accordo maggiore perché allora suono innanzitutto Do, Re, quindi tasto 12, corda di Re, Fa diesis, tasto 11, corda di Sol e ritorno sul Re. Qui faccio sentire l'accordo di settima usando Re, Fa diesis che è la terza maggiore e il Do naturale che è la settima minore di Re settima. Poi se volete per tornare sul Sol fate una strisciata e ritorniamo sul Sol. La strisciata la fate su Re, poi cambiate corda. Io vado con l'anulare e ritorno sul Sol con il dito medio. Ripartiamo. Benissimo, spero di esservi stato utile, spero che vi divertiate con questo riff. Se avete domande, scrivete e ci vediamo al prossimo riff. Ciao a tutti, buona musica, Carlo.